È singolare notare che la fede cristiana, che ci rimanda alla dimensione spirituale della vita, sia però strettamente congiunta con la cura dei corpi. Gesù stesso non è stato solo un grande predicatore che affascinava le folle grazie a una parola autorevole, ma è stato anche un taumaturgo, cioè uno che toccava i corpi. Anzi, fu questa una delle ragioni per cui Gesù veniva contestato, il fatto cioè che rispetto alle leggi di purità cultuale il maestro si lasciasse toccare e toccasse i corpi anche infetti, perché il cristianesimo è tutt'altro che una spiritualità avulsa dal concreto. Allora la benedizione che stiamo qui a invocare dall'alto è per ricordarci che i corpi non sono solo i corpi, non è solo materiale di scarto, ma è qualcosa molto più profondo perché ha a che fare con la persona e perciò questo deve essere il principio a cui tutti dobbiamo ispirarci, soprattutto sapendo che prima o poi tutti noi siamo sottoposti a questa cura perché fa parte della nostra condizione umana. Perciò la benedizione è perché ciascuno e ciascuna di voi possa essere sempre consapevole della grande missione che vi è affidata, che senza nulla togliere alla vostra professionalità, deve però mai dimenticare che il corpo è ben più che il corpo.